Maîtrise de souplesse dans un contexte tendresse. Ciao ragazzi, allora in questo video vi voglio mostrare gli acquisti, ma soprattutto gli omaggi, visto che di acquisti ce ne sono tre e di omaggi milioni, che ho ricevuto al Cosmoprof. Quest'anno, come l'anno scorso, sono andata insieme alla mia amica Lida, probabilmente magari alcuni di voi avranno già visto il suo video, e abbiamo di nuovo deciso di andare nella giornata di sabato. Come al solito ripeto che per me andare al Cosmoprof un solo giorno è veramente poco, perché comunque vi stendo a vedere e i padiglioni sono veramente tanti, e quindi in un giorno, che coincidono poi alla fine a 6-7 ore, compreso insomma il viaggio, spostamento, è veramente poco, però insomma meglio che niente. Inizio subito col farvi vedere il mio bottino, perché è veramente grande, e nulla, vi anticipo solo, perché ovviamente poi magari me lo chiederete, il rossetto che indosso è della NYX, è un soft matte lip cream, non mi ricordo però il colore, quindi magari ve lo scrivo qua sotto in un fumetto. Poi ho i punti lucidi di Damiani e questo abitino che è veramente molto carino, con questa collana incorporata, che è della marca Persun Mall, vi lascio magari il link nel box informazioni. Allora, cominciamo. Vado random. Allora, comincio subito col farvi vedere gli acquisti, visto che sono questi e basta. Allora, acquisti fatti nello stand, nel padiglione dedicato al mondo delle unghie, che era anche l'unico padiglione in cui praticamente tutti gli stand vendevano. Col senno di poi mi dispiace aver trascorso poco tempo in questo padiglione, perché effettivamente avrei voluto girarlo un pochino meglio, però insomma il mio obiettivo era quello di comprare alcuni smalti semipermanenti, e però ovviamente andando non molto sul sicuro, perché comunque c'erano moltissime case che io non ho mai visto in vita mia, avevo paura insomma a fare proprio la scorta di smalti e poi magari ritrovarmi delle ciofeche e quindi aver sprecato i soldi. Però diciamo questo stand, che era uno stand polacco, quindi assolutamente no, ma si è rovinato tutto. Stand era polacco, quindi mai sentito, mai visto, però mi ispirava il fatto che avesse delle mini size. Allora, la prima cosa che ho acquistato è stata questa rondella, che sono appunto le classiche rondelle con le unghie, in modo da poter mettere i colori sopra. Tra l'altro io vi devo chiedere un consiglio, perché secondo me devo aver sbagliato qualcosa, perché si è rovinato tutto. Cioè, io l'ho trattato come se fossero delle unghie vere, per cui non ho messo la base, ma ho messo due mani di colore, mettendolo sempre nel fornetto, più il lucido, e sgrassando ovviamente. Però vedo che è rimasto tutto rigato, tutto appiccicoso. Quindi fatemi sapere se anche sulle rondelle così bisogna comportarsi come se fossero unghie. E comunque, quindi oltre a questa rondella che ho pagato circa 2 euro, mi sembra, ho preso due mini smalti semipermanenti. La marca è questa, si chiama Semilac Paris, ma in realtà lo stand era polacco, quindi non era francese. Comunque, e ho preso il numero 006 e il numero 95, che sono rispettivamente questi due colori qua. No, scusate, questo corallo matte, molto bello, e questo blu con tantissimi brillantini all'interno. Appunto non mi sono affidata a prendere più cose, perché avevo paura che poi facessero schifo. Adesso l'ho appena messa a mia mamma, quello blu, e vediamo insomma quanto sarà la durata. Partiamo con i campioncini. Allora, Gosh. Già lo scorso anno avevamo fatto visita allo stand Gosh, già lo scorso anno ci avevano lasciato degli omaggi. L'altro anno erano stati abbastanza tirchi, ci avevano dato mi sembra due omaggi a testa. Quest'anno invece abbiamo trovato questa signora che era molto gentile, mi ha dato questa pochettina, tra l'altro molto molto carina, che sicuramente riutilizzerò. Il problema è che hanno la signora nel consegnarci le bustine è invertita, quindi io ho quella di Alida e Alida la mia, ma comunque i prodotti sono praticamente identici tranne due. Allora, ci hanno dato una mineral powder, quindi una fondotinta minerale, bello grandino, cioè sono tutte ovviamente taglie grandi, la nuova CC Cream, che sono molto curiosa di provare, poi questo primer illuminante del contorno occhi, ed è interessante perché non lo apro perché è di Alida, comunque qua sulla base ha tre rotelline metalliche che quindi vanno a rinfrescare questa zona.
Poi due mattoni occhi, appunto questi sono i colori scelti da Lida, io ho preso questo marrone e in più un grigio. E questo che sembrerebbe uno smalto, ma in realtà è una tinta per labbra. Alida appunto ha preso questo fucsia bello sparato, scusate ma c'è veramente troppa luce, mentre invece io ho optato per un corallo più neutro. E quindi insomma adesso questa qua poi la darò ad Alida. Andate allo stand Nashi, che era appunto uno stand dedicato al mondo dell'argan, dell'olio di argan, quindi il mondo dei capelli. E mettendo mi piace sulla loro pagina, Instagram e Facebook, lì diciamo in diretta, ti veniva consigliata una borsetta con all'interno questi due campioncini. All'interno di ognuno di essi c'è un campione di shampoo, un campione di balsamo e una fialetta di olio. Visto che appunto ce ne sono due, sicuramente qualcosa di questi prodotti che vedete andrà a voi ovviamente. E probabilmente insomma uno di questi due andrà a voi. E poi ci hanno dato due sacchettini con all'interno appunto una mini taglia di shampoo, una mini taglia di balsamo e di nuovo un'altra fialetta sempre di olio. In più a me hanno dato questo prodotto che è un trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli ed è il conditioner, quindi il balsamo. E sono veramente curiosa di provarlo perché effettivamente mi mancava un balsamo e quindi lo testerò sicuramente. Ho trovato il nostro bellissimo stand della Tease, che è questa marca. Se avete visto il mio video dello scorso anno del Cosmo Prof, ricorderete che già l'altro anno ci avevano lasciato un rossetto a testa. Quest'anno ci hanno dato una borsettina con all'interno 4 prodotti e poi io e Lida ce li siamo smezzati. In particolare, anche lei aveva uno smalto e un tipo burro cacao colorato. A me è spettato questo smalto che è veramente bellissimo, che inizialmente pensavamo fosse un ombretto, invece uno smalto molto molto bello, ed è Smoking Gun come nome. E poi questo eyeliner di Electric Aqua come colore, che questa azienda ha dei packaging fighissimi, cioè guardate quanto è bello. E appunto l'eyeliner di questo colore, che è appunto un color verde acqua Tiffany, fighissimo. Siamo passati a salutare Valentina, che insomma è il nostro contatto con molte aziende, in particolare lei si occupa di OPI, e quindi ci aveva invitata lì allo stand e dopo averci illustrato diciamo tutte le novità, ci ha regalato questo set di 4 smaltini della collezione Muppets, quindi dei cartoni, e con queste mini taglie di smalti OPI. Sono veramente molto molto carini, ve li tiro fuori perché altrimenti non rendono. E c'è allora questo che è un color carne, questo che è un colore spettacolare, sembra quasi olografico, è un bronzo con dei riflessi violacei bellissimi, questo un rosa molto naturale, questo un bellissimo blu con anche qua dei riflessi perlati. Bellissimi, e non vedo l'ora di provarli, e soprattutto mi piace il fatto che siano delle mini taglie. Io ho già provato degli smalti OPI e devo dire che mi sono piaciuti moltissimo, quindi non vedo l'ora di provare anche questi. Uno stand che ci ha colpito tantissimo, perché io conosco i loro prodotti, li ho già provati e mi piacciono da morire, è stato lo stand La Vera. L'anno scorso io non mi ricordo di essermi imbattuta in questo stand, quindi non so se ci fosse o meno. Comunque la signora è stata veramente molto gentile e ci ha regalato una crema corpo e un bagno schiuma all'arancio, quindi questi due, e shampoo e balsamo alla rosa, per capelli credo danneggiati, sì, stressati e secchi, quindi alla rosa. E anche questi non vedo l'ora di testarli. Poi allo stand Forever, che era uno stand diciamo dedicato soprattutto all'aloe, oltre vabbè, a farci assaggiare vari tipi di aloe, al mirtillo e alla pesca veramente buoni, infatti devo dire che mi sa che farò un ordine, mi hanno regalato il burro cacao sempre all'aloe. Ok, poi questa in una zona dedicata all'estetica, in un padiglione un po' particolare che dove era tutto nero, molto molto bello, c'era questo stand che si chiamava Moxie, che era diciamo una novità, ecco,
che ci ha colpito per i packaging. Infatti lo stand era tutto pieno di queste scatolette di varie dimensioni e in questo colore azzurro e in rosa, che praticamente ci hanno poi spiegato che erano delle confezioncine porta tamponi femminili. C'era sia la versione per appunto i tamponi interni, sia la versione per gli assorbenti esterni. E devo dire che sono veramente molto carine. Poi c'è un fiocchetto, sapete la mia passione per i fiocchi, e quindi non potevo non averlo. Poi siamo andati allo stand Fabi, che come sapete insomma è famosissimo per gli smalti, e praticamente lì se ti registravi dicendo che eri una blogger, ovviamente dimostrandolo con un bigliettino da visita, ti davano la possibilità di scegliere 3 smalti, ovviamente a tua scelta, tra tutti quelli presenti. E io ho deciso di prendere questo, che è un bellissimo color brillantato, rosa, dorato, viola, lilla, stupendo. Scusate, ma ho veramente troppa luce oggi, quindi... E questo si chiama Rio Carnival, Carnevale di Rio, infatti i colori, diciamo, li prendo. Spero che riusciate a vedere perché ho veramente troppa luce oggi. Poi ho preso questo, che è un rosa veramente molto semplice e ricorda molto quello del set OPI, e questo si chiama Yet Another Pink. E poi quest'altro, che è anche questo effetto tipo oleografico, perché è un blu con riflessi violacei, blu stupendo, e questo si chiama Esmeralda in the Mirror. E praticamente quello che ho invece sulle unghie è la stessa versione, ma sui colori del verdone e marrone, che è quello che ha preso Alida, e sono diciamo i due best seller. Oltretutto, mentre stavamo scegliendo questi smalti, è arrivato Marcello, Marci Brescia, che ovviamente saluto, e quindi insomma mi sono fatta un po' consigliare da lui, visto che conosceva già bene questi smalti, e lui mi ha consigliato di prendere questo. Andati in uno stand in cui Alida diciamo aveva dei contatti, e praticamente ci hanno la marca in questione, la Skin & Co, e ci hanno dato un sacchettino con all'interno questa mini taglia di bagnoschiuma alla siciliano, quindi penso a base di arance di Sicilia, che è da 40 ml, poi un campioncino di siero idratante al tartufo, eccolo qua, questo è da 15 ml, e un altro siero, credo sempre per il viso, da 5 ml, sempre al tartufo. E poi ci hanno anche regalato i popcorn al tartufo bianco. Passate allo stand, anzi al padiglione, mini padiglione dedicato a Montagne Jeunesse, che è una linea di maschere, perché l'altro anno non ci eravamo andate, sapevamo che davano molti omaggi, e ci hanno dato queste 6 maschere, appunto varie, sono un po' miste, molto, molto carine, molto colorate, e queste qua non vedo veramente l'ora di provarle, anche perché non le ho mai provate prima. Lo stand... Questo è russo, mi ha colpito molto, e anche qui in questo caso ci hanno dato un sacchetto pieno di prodotti, poi io e Alida ce li siamo smezzati. In particolare, allora, la marca si chiama Natura Siberica, il marchio si chiama Natura Siberica, e mi hanno dato questo bagnoschiuma al ginseng e non so bene cos'altro, da mezzo litro, quindi è veramente un flacone bello grosso. Poi mi hanno dato questo gel contorno occhi al ginseng, questo qua, da 30 ml, e poi questi due prodottini, mi piaceva tantissimo il packaging, molto molto colorato, e sono uno è un olio per stimolare la crescita dei capelli, e devo dire che ne ho bisogno perché i miei capelli non crescono molto velocemente, e invece questo è una mousse styling per ottenere più volume. Devo capire adesso bene come funziona, come bisogna usarla, però mi ispira, poi io insomma bramo sempre molto volume. Poi siamo andati in un altro stand di Arangaro, dove anche qui Alida aveva un contatto, e ci hanno dato quest'acqua di profumo al mandarino e felce, che non vedo l'ora di provarla perché io amo le acque di profumo, le acque profumate, e quindi sono veramente curiosa di provarla. E poi questo sapone, che era un po' la novità, al bergamotto, un sapone artigianale al bergamotto, che
ha un buonissimo profumo. Agli sgoccioli, poi uno stand, mini stand giapponese, mi sembra che fossero, o cinese, ma adesso qua non c'è scritto, ci hanno regalato questo mini smalto rosso, che è sempre uno smalto semipermanente, che in teoria dovrebbe fungere da base, da colore e da top coat, quindi sempre ovviamente da mettere nella lampada, nel fornetto, e ovviamente qua non ce lo volevano dare questo smalto, ce lo siamo praticamente prese. Beh, il colore sembra carino, è un rosso brillantinato, perché io volevo comprare, avevano degli smalti fighissimi ma non vendevano. Poi, questo invece è un altro stand, no, questo qua sono di Helsinki, quindi finlandesi. La marca è questa qua, Mia Yoto. E in particolare ho deciso di prendere il face, come si chiama, il detergente viso, perché appunto c'erano vari prodotti per il viso, crema, contorno occhi, siero, tonico, però effettivamente di creme ne ho già tante e di detergenti per il viso è sempre un prodotto che mi manca e quindi lo proverò, poi vi farò sapere. Ora veniamo al top, secondo me il campione, tra virgolette, che è in cima alla lista per la particolarità, la bellezza e per il profumo anche che mara. Si chiama Naturalium, la marca era cioè la marca si chiama Naturalium, è una marca spagnola di Barcellona per l'esattezza, e quando insomma io mi sono presentata come beauty blogger, anzi blogger, e il titolare o comunque uno, appunto il responsabile che era lì è arrivato con questo in mano, ho detto che cosa sarà? Saranno fogli, saranno, non lo so, cartelle stampa. Poi però l'ho aperto e all'interno c'erano tutti questi prodottini. Praticamente sono le mini taglie, taglie da non so quante ml, ma saranno 30 ml, alla pesca, al mango, alla mela, al cocco e al melone, e c'è bagnoschiuma, crema corpo e shampoo. Quindi, cioè, è veramente fighissimo secondo me come è presentato. Veramente veramente bello, e sono dei prodotti senza parabeni, senza coloranti, senza ftalati e senza fenoxietolo, boh, comunque insomma questi sono i prodotti belli belli belli. Infine poi mi hanno dato ancora qualche misero campioncino, una penna della Iodase e qualche misero campioncino della marca Amica. E poi altri campioncini Iodase. Basta, questo è quanto. Ovviamente poi mi hanno dato altre borsine molto carine, tipo questa qua di Lavera che è bellissima, un'altra della Nashi, insomma un po' di borsine. E niente, quindi questo è stato il mio bottino. Sono tutte cose che mi sono piaciute veramente tanto, ora adesso le testerò ovviamente, ve ne parlerò nei prossimi mesi. E niente, quindi io consiglio ovviamente a tutte voi di andare al Cosmo proprio il prossimo anno, perché merita veramente tanto. E quindi ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao!